come Gesport perseguiamo lo sport con la S maiuscola a tutti i livelli e di conseguenza andiamo a toccare il nuoto anziché la vela, anziché il mountain bike o qualsiasi altra cosa sia sport a livello principalmente amatoriale. Noi abbiamo la fortuna di essere ospitati all'interno del villaggio J-Tour da circa 3 anni e abbiamo in gestione, tra virgolette, le attività natatorie dell'impianto. Chiaramente questo ha fatto sì che abbiamo avuto la possibilità di conoscere tanta gente, tra cui appunto anche Alberto Toneato, che come sapete è uno dei coach a livello nazionale più qualificati. Con lui abbiamo sviluppato questo progetto che appunto va a cercare di catalizzare tutta la crema dello sport friulano. Sì, non dimentichiamoci che chiaramente siamo tutti friulani principalmente. Gesport al momento ha uno staff di una ventina di tecnici operanti nella struttura natatoria del villaggio. Abbiamo circa un 300 soci, dato a ieri l'altro. E siamo praticamente presenti sul territorio con una serie di eventi. Ricordo la Sun and Run, ricordo la Lignano Bike Marathon, ricordo il campionato europeo di classe Optimist che abbiamo svolto nel 2012, sempre grazie all'appoggio del villaggio J-Tour, e francamente al momento non me ne vengono altri. Progetto che si chiama Friulis Swim Dream, è un progetto dedicato ai giovani ragazzi nuotatori friulani che vanno dalla categoria ragazzi a categoria assoluti. Oggi li raduniamo qui, 32 ragazzi potenzialmente che parteciperanno ai prossimi campionati italiani di categoria, ma soprattutto quelli che hanno già partecipato ai campionati italiani di categoria nella scorsa stagione. Raduniamo 5 società, siamo 5 amici che condividono una passione che è quella del nuoto. Oggi l'obiettivo di questo primo incontro è di condividere metodologie di allenamento, discutere metodologie di allenamento, ma soprattutto mettere l'atleta al centro di ogni momento dell'allenamento e quindi metterli a confronto e dare quell'input in più che è il momento di squadra, chiamato appunto sogno del nuoto friulano, che oggi potrebbe essere l'inizio di un progetto a medio e lungo termine che potrebbe dare dei buoni risultati. E questo progetto nasce soprattutto grazie alla grandissima collaborazione della G-Sport e della G-Tour che ci ha messo a disposizione l'impianto oggi. Questa collaborazione dura già da un anno circa e vuole dare risalto a quello che potrebbe essere le prospettive sportive per i giovani nuotatori italiani. Questo impianto è ormai a livello internazionale. In acqua abbiamo la squadra della Russia, della squadra più forte della Russia, e quindi proprio è un'apertura da parte del nuoto friulano anche a livello internazionale. È un progetto che nasce soprattutto da 5 amici che vogliono, infatti, come abbiamo detto prima, condividere un obiettivo che è quello di portare e dare la possibilità ai ragazzi e ai nuotatori friulani di arrivare lontano. Queste squadre sono la Gymnasium Pordenone, il cui tecnico di riferimento è Andrea De Iuri, l'Unione Nuoto Friuli con Max Tibaldo, la Triestina Nuoto che verrà coadiuvata qui dall'allenatrice Frida Kotic, dall'Arca Nuoto Spinimbergo da Marco Gaino e dal Gemona Nuoto di Amedeo Piccoli. Abbiamo 2 esempi su tutti, naturalmente, che sono l'Alice Mizzau e Matteo Furlan, in 2 specialità completamente diverse, però nate proprio qua, in una piccola piscina che è Cotroipo, ad esempio. Abbiamo Cesare Sciocchetti, che continua a confermarsi ancora su buoni livelli nazionali, ma soprattutto abbiamo gli emergenti, come Lorenzo Glessi del Gorizia Nuoto, Davide Galimberti della Triestina, le 2 sorelle Capitanio della Triestina Nuoto, ma tutti anche ragazzi molto giovani del Nuoto Friuli, la Morandini, Alice Morandini, la Chiara Di Filippo, tutti ragazzi che potenzialmente possono dare molti buoni risultati. Noi stiamo intanto cercando di confermare il prossimo meeting al mese di maggio, che ha visto l'anno scorso per la prima volta una rappresentativa che raggruppava proprio le stesse squadre di oggi, che ha vinto il primo premio. Ci siamo esaltati proprio su questo meeting perché sono state più di 1600 partecipazioni
e diventerà per il nuoto nazionale, spero, un punto di riferimento, anche perché si trova in un momento della stagione importante, che è un momento di test e di analisi prima della fase estiva. Ti confermo ancora il ringraziamento speciale alla GESport e alla GETour nella direzione, perché senza di loro oggi non saremmo qui, ma soprattutto ringrazio i ragazzi che parteciperanno al collegiale e agli allenatori che dal primo minuto hanno dato quell'entusiasmo necessario per arrivare ad oggi. Finalmente mi ritrovo in piscina, nel senso chiaramente di presenza, non solo per un ennesimo evento, ma soprattutto per un'iniziativa mossa direttamente a muovere le acque del futuro del nuoto di Lignano. Tradizione ce ne abbiamo, perché grazie alla lungimiranza di chi ha costruito questi impianti, quella volta con gli EIOF, i Giochi Olimpici della Gioventù, hanno visto la possibilità non solo di creare una struttura adatta all'uso della classica piscina comunale, ma una vasca da 50 metri olimpionica che permette la presenza costante tutto l'anno di campioni di tutto il mondo che si allenano qua. Adesso ci sono gli ucraini e i russi che si stanno allenando, quindi siamo nei top a livello mondiale, ma soprattutto quello che mi preme dire è che la realtà locale sta intravedendo, al di là del mero allenamento dei ragazzi, che è fondamentale non solo per una città di mare ma per qualsiasi tipo di località, perché lo sappiamo bene quanto può dare a livello fisico e mentale un allenamento del nuoto, ma soprattutto si apre verso un'organizzazione anche di eventi e coinvolgimento di tutta la regione. Noi siamo all'altezza di ricevere eventi a qualsiasi livello, sia per le strutture sportive ma anche chiaramente per quello che c'è intorno a livello strutturale, di servizi, di accoglienza, che poche altre località possono vantare, per cui sarebbe veramente un peccato non sfruttarlo. Questo tipo di iniziativa mi piace molto, soprattutto perché va a cogliere le eccellenze di tutta la regione ed è forse uno degli esempi da seguire in questo sport ma anche negli altri sport, per fare il famoso gioco di squadra di cui tanto si parla e poi dopo nella pratica effettivamente lo vediamo raramente. Abbiamo avuto la fortuna per esempio di avere quest'anno gli europei under 20 di basket, che sono un'eccellenza a livello europeo appunto, coordinando l'iniziativa grazie anche all'intervento del basket di Udine piuttosto che tutta la regione. Abbiamo avuto i giochi del CONI, a dimostrazione che il CONI vede in questa località un'opportunità di crescita a qualsiasi livello sportivo, patrocinando non solo gli eventi ma organizzandoli direttamente qua in sede. Penso che pochi abbiano la fortuna come noi, o in questo caso me, parlo perché sono io in questo momento il reggente di questa delega, di incontrare il presidente del CONI Malagò 3 volte in un anno qua a Lignano, senza dover andare a cercarlo a Roma, proprio perché viene a visitare gli eventi e le strutture. Questo è un segnale che la regione chiaramente deve fare suo, a dimostrazione che gli investimenti, come dicevo, fatti dai colleghi precedenti miei, ma anche a livello regionale, hanno portato e stanno portando i risultati. Bisogna andare avanti su questa linea. Il feedback è quello che, al di là appunto dell'impianto, che è fondamentale, si parlava dell'impianto dello stadio di atletica, dove abbiamo rifatto la pista perché chiaramente finiva l'omologazione dopo 10 anni e andava fatta, quindi reinvestire anche sulla struttura che abbiamo, ma anche nel caso della piscina, dimostra che al di là dell'impianto appunto è proprio l'accoglienza che si trova nella località, perché questi professionisti hanno bisogno di tranquillità, di non neanche troppe occhi che li guardano, e soprattutto quando escono e vanno in giro per la località trovare una disponibilità che la nostra località dovrebbe avere insito nel sangue. Evidentemente ce l'ha, che se ne dica, vuol dire avere 10 anni la squadra di velocità femminile giamaicana che ha vinto più medaglie di tutto il medagliere italiano, solo i ragazzi che erano qua, quest'anno è andata male alla nazionale italiana, però in generale solo quei 15 che si allenano qua portano più medaglie che tutto l'Italia, deve far pensare. Poi naturalmente queste squadre di nuoto che vengono dall'est, io dubito che non abbiano altre opportunità partendo da Mosca prima di arrivare fino a Lignano di trovare altri impianti e altre località. Io credo che la combinazione dell'ambiente che c'è intorno a queste strutture, e non parlo solo di servizi, quindi di locali,
hotel e tutto il resto, ma anche il fatto stesso che dopo un allenamento esci e ti trovi in riva al mare con uno dei golfi più belli d'Europa, con un clima che per quanto sia magari non piacevole durante l'inverno, in realtà regala emozioni continue. Sicuramente questo è proprio il nostro fiore all'occhiello, il fatto di poter avere durante tutta la stagione estiva, ma assolutamente anche per tutto il resto dell'anno, molti gruppi sportivi che si dedicano alle loro attività nelle nostre splendide, posso dire, splendide strutture. Noi ospitiamo, non organizziamo, ma ospitiamo moltissimi eventi e direi che almeno una trentina di eventi importanti ogni weekend, durante gli weekend, anzi non ogni weekend, vengono organizzati perché siamo veramente conosciuti in tutto il mondo. In questo momento appunto abbiamo ospiti che vengono dalla Russia e dalla Bielorussia e sono da noi già per la quinta volta e ci stanno veramente facendo un'ottima pubblicità nei loro paesi, perché qui si trovano evidentemente molto bene, l'acqua e le piscine sono di loro gradimento e vengono a rifare i loro stage. Sono naturalmente giovani nuotatori che hanno intorno ai 16 fino ai 20 anni e fanno parte dell'equipe della nazionale del loro paese. Oggi inizia una nuova attività importante, perché il Nuoto Friulano ha deciso di prendere la Getur e la piscina della Getur come suo punto di riferimento per iniziare questa attività che dovrebbe coinvolgere i migliori nuotatori di tutto il Friuli. Partiamo con il Friuli ovviamente, ma poi l'intenzione pare che sia quella di allargarsi e di dare un'impronta nazionale e addirittura se possibile internazionale a tutto il movimento. Siamo in un momento in cui potremmo chiudere un nuovo contratto, perché abbiamo una richiesta oramai pressante per l'organizzazione di una kermesse internazionale che dovrebbe coinvolgere 4 nazionali europee, l'inglese, tedesca, italiana e russa, per delle gare di nuoto a livello giovanile fino ai 20 anni. E naturalmente la Federazione Italiana Nuoto sarà partecipe dell'evento e darà il suo contributo anche organizzativo, e crediamo che questa sia veramente l'apice delle nostre possibilità, anche se mai porre limiti.